In questa storia vi mostreremo che da qualche parte qualcuno sta facendo qualcosa di serio per preservare la natura e per aiutare gli animali a sopravvivere. Sulle pendici meridionali del Kilimanjaro, a Mueka, nel nord della Tanzania, c'è il College of African Wildlife Management. Questa scuola organizza corsi di scienze naturali, gestioni dei parchi e conservazione ambientale a studenti africani accuratamente selezionati e preposti dai loro governi. Il diplomato a Mueka è preparato per ricoprire cariche gestionali con una buona cultura generale sull'ambiente di cui sarà responsabile. Questo particolare college serve di modello per altre scuole faunistiche. Nei primi anni la sua filosofia era ancora quella secondo cui successo voleva dire aver insegnato agli africani a rimpiazzare gli insegnanti europei. Il college si basa sul principio che, in ultima analisi, la gente africana determinerà il destino della propria popolazione animale. Oggi l'Africa è il magazzino mondiale della fauna selvatica rimasta. È una grande riserva. Un tempo ogni continente aveva la sua quota, ora noi possiamo solo sperare di dividere quello che l'Africa ci conserva. I grandi animali di oggi sono destinati a essere i dinosauri di domani? O possono essere aiutati a coesistere con le necessità dell'uomo del XX secolo? Molto dipende dagli insegnamenti che vengono impartiti qui, in questo singolare college. È stato fondato nel 1963, contemporaneamente all'indipendenza di molte nazioni africane, pronte adesso ad amministrare le proprie risorse naturali. Dunque il college nacque dall'idea che era giunto il tempo, per la scuola giusta, al momento giusto. Pat Hemingway ha riunito il corpo insegnante, forte delle sue conoscenze sull'Africa, apprese dal padre e dai suoi 7 anni di caccia grossa. L'Africa e chi la ama è cambiata tantissimo in una sola generazione. Mi chiamo Pat Hemingway, insegno al College of African Wildlife Management, la sola scuola finanziata dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo che opera attraverso la FAO. Al College of African Wildlife Management cerchiamo di insegnare ai guardacaccia delle riserve africane come prendersi cura del loro patrimonio faunistico. Vi mostrerò come facciamo. Gli scienziati istruttori vengono da ogni parte del mondo. Gil Childs, zoologo. Tony Sinclair, biologo ambientale. Ugo Funoli, botanico. Tony Mance, biologo animale. E guardacaccia specializzati in gestione come Frank Popleton. Questo è un fucile 4458 Maz, con otturatore a battuta. Se usato bene non avrete nessun problema nella boscaglia. Se farete ciò che vi sto dicendo, caccerete bene con quest'arma speciale. Oggi avrete la possibilità di caricare e sparare con questo fucile al poligono di tiro. Per stare fuori nella savana a stretto contatto con imprevedibili animali, questi studenti devono imparare a essere buoni tiratori con armi diverse. Un improvviso cambiamento del vento può portare un felino affamato a puntare un boccone prelibato. Lo studente potrebbe avere il tempo per un solo colpo e questo deve bastare. Il fucile spara due tipi di munizioni,
Quello a punta morbida e a punta dura, da 500 a 510 grammi, e questo è il proiettile che userete. L'inurbazione in molti paesi africani ha portato all'invasione di alcune zone selvagge, mentre l'incontrollato bracconaggio di numerosi animali predatori ha ridotto uno dei regolatori naturali delle mandrie di ungulati, e questi animali hanno sovrappopolato le ristrette aree in cui vivono. Così è importante per questi uomini sapere quando e come controllare o togliere la fauna in eccesso, mantenere le mandrie sane e il loro numero in equilibrio con l'ambiente. Ora mettete 3 colpi nel caricatore e spingetene uno nell'otturatore. Dovrete caricare a occhi chiusi, come vi ho detto tante volte. Quando siete nella boscaglia e state sparando, dovrete sempre guardare il vostro bersaglio. In posizione. Caricate. Via la sicura. Now you should place 3 rounds into the magazine. Pronti? And then push one forward into the breech. Safety catch on. Tenete gli occhi sul bersaglio. Now you should be loading instinctively as if you've been told time and time again. Aprite l'otturatore. And you're actually shooting. Richiudetelo. Control work, you've got to keep your eye on your target. Aiming position. Pronti? Up. In posizione. Firing. Fuoco. Safety catch off. Il primo anno c'erano 25 studenti e gli insegnanti erano scienziati e guardacaccia non africani. Oggi il college è amministrato da un preside, un vicepreside e 14 istruttori, tutti tanzaniani. Il successo di questo college fin dal primo anno può essere misurato in parte dai 100 manager faunistici di 16 paesi che si sono diplomati e hanno poi raggiunto posizioni di responsabilità governativa nei loro stati o posizioni di rilievo in organismi ambientali nel mondo. Dunque, ci sono diversi metodi che sono stati elaborati per questo e per il bufalo, di cui parleremo oggi. La migliore tecnica è di utilizzare i denti dell'animale, esaminare il cranio, vedere quali denti sono nel posto giusto e da questo dedurre, o meglio farsi, una ragionevole idea dell'età dell'animale. And from that, one can deduce the, or get some fairly reasonable idea of the age of the animal. Il college ha una notevole collezione di crani raccolti sul campo dagli studenti, e questi sono alcuni. Con questi crani possiamo sapere l'età, per esempio, e tante altre informazioni sugli animali. You can get some idea of the sort of thing to look for. Per applicare le nozioni apprese in classe, gli studenti trascorrono circa il 30% del loro tempo scolastico esercitandosi in una base di addestramento nelle pianure del Serengeti. Da questo accampamento, imparando a cacciare, si muovono per osservare da vicino la natura o per condurre esperimenti pratici. Mentre alcuni allievi studiano, in preparazione della spedizione di domani, altri studenti aiutano nei lavori domestici. Come diretto risultato degli insegnamenti ricevuti, questi uomini saranno i pochi responsabili della protezione faunistica della prossima generazione nelle emergenti nazioni nere africane. Qui vicino Pat Hemingway conduce una lezione pratica. Prima di iniziare la nostra ispezione chiederò a Mr. Solomon del Kenya di presentarci gli altri studenti. Bene, signori. Il college è composto da studenti di diverse nazioni africane che sono qui per conoscere meglio la natura. Qui ci sono anche Mr. Abouts dell'Etiopia, Ben Jones del Bechuanaland, Mr. Toyoshi dello Zambia. Poi ci sono i nostri istruttori. C'è Mr. Amoya della Tanzania e anche Mr. Ismael del Kenya. Abbiamo già controllato degli elefanti e voi avete già esperienza di bestie pericolose, ma il bufalo è per voi nuovo. La cosa principale da ricordare, ragazzi, è che il bufalo, diversamente dall'elefante, ha una buona vista e quindi dovrete essere molto più cauti nell'avvicinarlo.
standpoint of him being able to see you as well as watching the wave, right? Credo che faremo meglio ad andare adesso, prima che il sole sia troppo alto. Per molti anni, un altro genere di uomini si sono avventurati qui. Uomini motivati dalla cupidigia e inconsapevoli delle conseguenze delle loro azioni. Ma ora tutto deve essere affrontato diversamente. C'è una nuova consapevolezza e responsabilità. Le difficoltà economiche sono le nuove motivazioni. Per più di due decadi questo college, finanziato dalle Nazioni Unite, dal governo della Tanzania e da diverse organizzazioni naturalistiche internazionali, ha contribuito notevolmente allo sviluppo di piani per il turismo ecologico e l'uso prolungato delle risorse naturali delle nazioni. Il nocciolo della questione è che il reale controllo della fauna sarà possibile solo quando le mandrie saranno accudite o allevate nello stile degli allevamenti di bestiame del Texas. Così gli animali potranno aiutare l'economia di questi paesi. Altrimenti, per ragioni economiche, le grandi distese che occupano saranno gradualmente trasformate per altri usi. Nella nuova Africa, l'allevamento o la cura degli animali deve essere effettuata in modo scientifico ed economico. La coesistenza priva di scopo con la natura non è più possibile. Lo studente Solomon ha superato con successo un'altra prova del suo corso di gestione della fauna. Siamo nell'istituto di ricerca del Serengeti, che è il quartiere generale del settore ricerca del Parco Nazionale Serengeti. E, come sapete, è necessario apprendere molte nozioni sulla vegetazione, sui diversi animali e sui vari fenomeni del parco per poterlo gestire correttamente. Ed i biologi di questo istituto sono coloro che eseguono ricerche riguardo a questi problemi, cosicché un corretto sistema di gestione possa essere elaborato dal gruppo di ricerche. Faremo alcuni esperimenti guidati da Mr. Sinclair, che è uno dei biologi e si occupa prevalentemente di bufali. Vi darà una dimostrazione pratica su come immobilizzare un bufalo. Il perché ve lo spiegherò più tardi, ma molto brevemente si tratta di capire che il bufalo che voi prenderete, il bufalo vivo che voi prenderete, può essere marcato per identificarlo e seguirlo nei suoi spostamenti durante il giorno, e questo è una delle applicazioni dell'immobilizzamento. Adesso utilizzeremo questa tecnica. Noi andremo avanti in una Land Rover e troveremo un bufalo, lo immobilizzeremo. Voi ci seguirete con il vostro veicolo e osserverete tutta l'operazione. And you will be following behind in your own transport, and you will see the whole operation. Al bufalo piace il terreno cespuglioso, con molta erba alta da mangiare. Nei parchi naturali le mandrie di solito rimangono in aree relativamente piccole e sono molto facili da localizzare. Utilizzando le jeep gli si può arrivare relativamente vicino. Tony Sinclair sparerà una freccia narcotizzante con una speciale arma. Con un solo colpo si inietta la droga e il bersaglio è abbastanza grande, ma il punto migliore per una ferita superficiale è il quarto posteriore. Qui le possibilità di emorragia o di infezione sono minime. La freccia lo ha colpito e ora si deve solo mantenere il contatto visivo con il bufalo per qualche minuto prima che la droga faccia effetto e poi ci si può avvicinare senza pericolo. Una buona ragione per conoscere qualcosa di più su di loro è che sono quasi 3 milioni i bufali che pascolano in Africa.
no contents coming up. Yeah. Right, I'm gonna put a tag on him. Quando il lavoro di identificazione è finito, questo sarà il più conosciuto bufalo del Serengeti. Può essere individuato dovunque. E questa è la speranza di uomini come Tony Sinclair e Tony Mance. Le misure del corpo prese qui serviranno da pietra di paragone per le statistiche di vita. È importante fare un calcolo dei suoi incisivi per avere indicazioni sull'età e sull'usura, ma il bufalo, benché sia drogato, continua a sputare fuori il calco con la lingua. Ready? Try it again, yes. Get your hand out of the way. Yeah. Right, now. Open. Ora ogni ranger monterà la guardia sul bufalo, dalle corna bianche, che è diventato un esperimento in movimento. Controllando il suo sviluppo dopo 1, 2 e 5 anni, l'età, la salute, la crescita e i modelli di pascolo, si ottengono dati validi sul comportamento di migliaia di altri bufali, sempre che i bracconieri non lo prendano prima che si possano accumulare le importanti notizie di cui abbiamo bisogno. Nessuno può stabilire esattamente l'età, ma abbiamo preso il calco di un dente che ci farà stabilire, indovinare la sua età. E a prima vista sembra che abbia circa tra gli 8 e i 10 anni. È molto più vecchio di quello da cui abbiamo preso il dente e potete vedere la differenza. Questo bufalo ovviamente adesso sembra essere abbastanza innocuo, ma non dimenticate che in libertà non ce ne sono come questo. Possono essere molto pericolosi. La tecnica dell'uso di droghe, certo, è molto specialistica e richiede che la usino specialisti. È molto utile avere un mezzo del genere per catturare un bufalo, visitarlo e osservarlo. Gli studenti ascoltano attentamente. Presto termineranno il corso, torneranno a casa e istruiranno altra gente. Domande e commenti sono ben accetti, si impara sempre di più. La lezione va avanti. Il bufalo è cosciente di che cosa accade? No, è drogato e non soffre, ma potrebbe sentirsi un po' a disagio. L'antidoto è il doppio del solito perché abbiamo dovuto dargli una doppia dose di droga per stenderlo. Quest'animale sembra aver risposto proprio molto bene a questo medicinale. È da solo un minuto che gli abbiamo dato l'antidoto e già cerca di rialzarsi. Infatti aveva dato segni di risveglio già prima di avere l'antidoto. Questi animali sono fortissimi e infatti già sta cercando di tirarsi su. Dovremmo andarcene. Abbiamo finito l'immobilizzazione di un vecchio solitario bufalo. Quest'animale sta reagendo eccezionalmente bene. Adesso sta usando la sua tremenda forza per tirarsi su, ma le sue zampe posteriori sono completamente paralizzate. L'animale ha reagito molto bene alla droga e si è alzato molto rapidamente dopo la somministrazione dell'antidoto. Ora sta all'ombra ed è un ottimo segno. Guardate, è cosciente. È cosciente della gente e sta muggendo. Un profondissimo muggito che è tipico dei bufali in pericolo. L'Africa potrebbe avere aree nei parchi naturali in cui gli animali siano protetti per favorire il turismo, le ricerche scientifiche o per rifornire le riserve in altri posti. Tutela, scienza ed economia vanno di pari passo a vantaggio della fauna e delle nazioni ospitanti. Questa che siamo venuti a vedere qui al Serengeti è la famosa migrazione degli animali delle pianure. Quando le piogge si interrompono, di solito verso Natale, a dicembre, tutti gli gnu e le zebre che erano rimasti presso i corsi d'acqua vicino ai confini del parco, circa 150 km più a ovest,
si muovono verso est per approfittare della fresca e verde erba che cresce dopo queste prime piogge. La migrazione degli animali delle pianure su questa scala, cioè con centinaia di migliaia di animali coinvolti, è molto simile a quello che un tempo accadeva in tutto il mondo. Qui in Tanzania, le pianure del Serengeti sono probabilmente l'ultimo posto al mondo dove è possibile vedere uno spettacolo del genere. Insieme a questa migrazione, il Serengeti offre un altro grande spettacolo, i predatori che inseguono le mandri nella loro ricerca di ricchi pascoli. Leoni, iene, sciacalli, ghepardi, cani selvatici, insomma, tutti i predatori dell'Africa sono qui adesso, probabilmente ancora in numero così grande come in nessun'altra parte del mondo. Gli scienziati che lavorano qui nel Serengeti hanno scoperto cose molto importanti. Infatti i leoni maschi sono un po' fannulloni, si sdraiano e aspettano che succeda qualcosa. L'immagine del leone è proprio quella di una stupenda belva che vive alle spalle del lavoro altrui. Ora gli daremo un'occhiata, torneremo indietro col camion per vederli il più vicino possibile. Noi siamo gli ultimi insegnanti europei. In futuro saranno africani. I consigli che diamo, vitali per la conservazione della fauna, devono essere dati da amico ad amico, da pari a pari. Non possiamo più comandare. Ma noi sentiamo di insegnargli dei metodi che permetteranno alla fauna africana di vivere anche in futuro. Qui ci sono giovani africani a cui insegniamo tutto ciò di cui hanno bisogno in questa attività e sentiamo che apprendono le conoscenze tecniche che, unite alla loro buona volontà e all'impegno, assicureranno il futuro degli animali. Conosciamo le tecniche che permetteranno la sopravvivenza della fauna nei loro paesi e sentiamo che i giovani africani che stanno nel nostro college apprendono bene queste tecniche e questi metodi che combinati con il loro duro e attento lavoro permetteranno di conservare per le future generazioni la fauna non solo in Africa ma nel mondo intero. Future generations not only in Africa but in the whole world. Questo singolare college a Mweka, Tanzania, sta formando uomini da occupare nella gestione degli animali per aiutarli a sopravvivere.